Siamo dello spinacino, abbiamo lo spinacino cotto e non cotto. Cosa hai detto? Abbiamo cotto lo spinacino per reazione fisiologica. Ho detto, cioè, fare qualcosa di innovativo, ma avere una pentola con l'acqua banale. Poi ho detto, vabbè, butto dentro lo spinacino e perde il 60% delle vitamine. Perde poi le crude, perde tutto, perde. Quindi ho detto, come faccio a non perdere le vitamine degli spinaci? In cottura. Cottura sottovuoto ma senza fuoco, quindi reazione fisiologica. Abbiamo il sottovuoto, mettiamo dentro lo spinacino, abbiamo messo solo un goccino di olio tanto per lucidarlo e abbiamo poi sottovuotato lo spinacino. Reazione fisiologica, schiaccia, pressa, va in attrito, supera i 28 gradi in attrito, si apre i pori e cuoce. Abbiamo cotto lo spinacino a verdura verde senza buttarla nell'acqua. Come vedete abbiamo lo spinacino crudo, dov'è? Eccolo qua. Grazie. Corrado, è una cosa assolutamente riproducibile a casa. Sì, si può fare benissimo. Se avete una macchina per il sottovuoto, lui non ha cotto sottovuoto, lui ha messo dello spinacio crudo con olio sottovuoto. Quindi lo spinacino dell'orto di ottimo livello che ci piace mangiare in insalatina, lo mettete nel sottovuoto e siamo a posto. L'unica cosa, quindi, qualche tempistica. Allora, praticamente ci vogliono 20 minuti e il tempo che ci vuole che sia cotto. Se non avete il sottovuoto, c'è il trucco. Prendiamo una pentola piena di acqua, prendiamo un piatto, mettiamo lo spinacino nel piatto, lo rivestiamo con la pellicola, prendiamo la pentola dell'acqua e la mettiamo sopra e lo schiacciamo. Quindi anche lì reazione fisiologica per attrito, per pressione, cuoce e abbiamo questo risultato. Questo è lo spinacino da crudo e questo è da cotto. Come vedete è cambiato il colore, è cambiata la consistenza. Guardi, signora, lei mi sembra una persona abbastanza onesta, quindi me lo assaggio così mi dice se è cotto. E questo è crudo. Ha la consistenza del cotto? È buono? Un applauso, me lo vedo. Senti Corrado, non abbiamo detto che lui attualmente è lo chef del Mood di Cagliari. Cagliari, la Sardegna, una terra sicuramente legata a tradizione e al proprio territorio. Tu parti subito violento con una cucina destrutturata o comunque addirittura una cottura senza cottura. Quanto hai potuto affermare la tua cucina comunque decisamente innovativa in un territorio così ricco di tradizioni, così attento alla propria tradizione? Niente, è stato con i sardi tra virgolette è stato molto semplice, perché sì, sono molto tradizionalisti e quando sono arrivato mi fa: cosa vuole sto terrone qua? Cioè, però io sono nordico, sono dalla Sicilia, quindi sono Nord Africa, sono terrone. Quindi e abbiamo iniziato a fare questi esperimenti, però il sardo inizia: a me piace il formaggio che sa di formaggio, senza formaggio, quella formula vincente è stata: stai mangia, stai zitto perché sono meglio. E alla fine ha assaggiato e mi ha detto anche bravo. No, devo dire che in Sardegna assaggiano molto, sono sì molto tradizionalisti, però sono propensi all'assaggio. È un popolo molto aperto, invece devo dire che mi hanno dato molto spazio. E oggi, dopo che siamo al Mood, siamo al Mood a Cagliari e stiamo facendo un lavoro fantastico e chiedono solo cucina innovativa. Emiliano, torniamo a voi. Voi invece vi siete permessi di... Corrado, prossimo step. Questo, allora, io apro il frigorifero rapidamente l'altro giorno e mi dico: strano che non ci sia un carabiniere qua davanti, ma quanta bottarga abbiamo in frigorifero? Poi riapro, guardo bene e devo dire che, guardandola bene, no, non era bottarga, perché comunque un po' più ciccia, però molto molto simile. È bottarga, no? No, assolutamente. Questo è il mio maialino alla brace, senza brace. Mi sento, voglio fare un maiale arrosto, e però mi ha detto: ma non la puoi mettere la griglia a testa? No, e cosa faccio adesso? Quindi ha detto: la griglia no, sottovuoto no. Cioè, quindi ha detto: va bene, prendiamo un maialino e lo cuociamo per disidratazione di cristalli, quindi sali, zuccheri, vari cristalli misti. Abbiamo anche qui giocato con i cristalli e l'attrito del sottovuoto, imparato con una miscela tra zuccheri e sali, messo sottovuoto per 18 ore, abbiamo questo risultato. Abbiamo questo risultato, che è un maialino semplicemente disidratato, quasi un prosciuttino.
poi ho detto adesso gli devo dare il sapore della brace, non mi fanno grigliare, ho detto però non voglio affumicare perché è banale, non sei innovativo, lo fanno tutti, lo fa Crack, dice ma poi hai copiato Crack, no, non lo voglio copiare Crack, quindi no, no, quindi ho detto che cosa faccio? Faccio una cosa innovativa, allora mi sono inventato l'olio per caduta alla brace, ho preso un olio extravergine d'oliva, meno 24 gradi, e una volta arrivata a temperatura l'ho messo in un forno, griglia, ghiaccio, maialino, steso. Allora, torniamo un attimo indietro, maialino, qualche consiglio sul maialino, tipologie particolari da usare? Penso... Io da siciliano ho usato un Nero dei Nebrodi, che è un maialino molto saporito, già più dolce di suo, a me piace molto, però si mi tratta molto bene. Beh, la cosa buona che abbiamo riuscito dopo 20 ore di lavoro, almeno se c'è materia prima buona, no? Quindi un filettino di maiale. Filettino di maiale, e come gli ho dato il sapore della brace? Ho preso del carbone, l'ho fatto diventare rovente, quindi rosso, raggiunge quasi 800 gradi, 820, il carbone rovente siamo lì. Ho preso questo carbone e buttato nell'olio. Cosa succede? Reazione termica, quindi shock termico, esplode e mi fa la nube come una bomba atomica. Fumo, bianco, sbatte sul ghiaccio, prende la parete, sale, si appesantisce perché inizia a raffreddarsi e diventa una brina che si appiccica al maialetto. Vedete che quasi sembra resina? E questa resina mi dà il sapore della brace senza brace. Si sembra laccato, esatto. Testimonial? Testimonial. Sì, adesso ci stiamo organizzando perché mi è venuto in mente solo adesso, proverei a fargli assaggiare l'olio su un pezzo di pane. Certo. Vediamo se riusciamo, perché non è così semplice in realtà recuperare del pane. C'è un forno? Facciamo il pane. Subito. Quindi adesso vediamo se riusciamo a farvi assaggiare l'olio, perché l'altro giorno appena lui l'ha fatto trovo un piattino con pane e olio e mi dice assaggia. Allora, mi posso io provare assaggio un bicchiere? E il gusto non è assolutissimamente allora, inaspettato. Allora, di questo vi faccio girare questo bicchiere per annusare questo olio rimanente, se ci ho messo, eccolo qua. Se riusciamo adesso ve lo facciamo assaggiare in purezza. Sì. Allora, questo qua adesso lo facciamo girare per sentire l'odore della carbonella. Vi sentirete in un prato con il carbone acceso, grigliando. Pugliamo il bicchiere, se no vi sporco i vestiti, vi sporco, poi mi citate per danni, un casino. Ah ok, a posto, c'è anche di quello di sporcare. Senti Corrado, da quanto tempo sei a Cagliari? Da un anno e mezzo. Adesso abbiamo questo è un piatto che hai in carta? Sì, okay. Sì, assolutamente sì. Qualche altro piatto altrettanto folle che pensi ti possa ben rappresentare per stimolare il viaggio? Per stimolare il viaggio? Folle sono tutti i miei, sono tutti i miei piatti. L'ultimo piatto è la mocchetta di gambero. La mocchetta di gambero è un gambero abbattuto a meno 36 gradi, cosa faccio? Una volta tirato fuori l'abbattitore gli do una chablonage tra burro di cacao e olio profumato al tartufo, che è sempre fatto da noi, e spruzzo questo olio caldo col burro di cacao sul gambero e mi dà l'effetto di una moquette, quindi ho il veduto in bocca ma è solo un gambero, quindi... Senti, due piatti salati, come siete organizzati nella tua, nel tuo gruppo di lavoro, nella tua brigata? Seguite anche i dolci? Sì, o tu hai una ok, una passione. Non c'è il mio primo amore. Allora subito, così a freddo, a caldo, più che a freddo, un dolce. Mandorla, cannella, cioccolato e caffè. Mandorla, cannella, cioccolato e caffè. È un dolce particolare? C'è molta tua terra, c'è sì. Molta tradizione. Sì, c'è. Io vengo da Ispica, provincia di Ragusa, quindi Modica, cioccolato, poi vicino Ispica, mandorla, avola, noto, Ispica stesso la mandorla, qualità tuono, e la cannella, profumi da noi, sì, Torrone, c'è la cannella, quindi sud, molto profumato, e caffè, Ispica, gode di una bella torrefazione, poi Modica, Moac, caffè, quindi... E abbiamo quattro ingredienti che rappresentano un po' la mia terra. La particolarità di questo dolce è che viene servito a meno 36 gradi, ma è cremoso al cucchiaio. Azoto? Assolutamente no. Che succede? Oh culo, non lo so. Non lo so, mi viene così e... Torniamo in cantina, torniamo al vino, Federico De Emiliano, prima di stappare diamo gli ultimi
dettagli, qualche curiosità su questa bottiglia, poi direi se siete d'accordo che iniziamo a stappare, iniziamo a servire. Purtroppo per questioni logistiche distribuiremo il vino, farete la degustazione e poi mangerete il piatto, perché sullo sgabello tra bicchiere, piatto eccetera diventerebbe un po' complicato. Ok, io lascio adesso a Federico così almeno dà qualche indicazione anche lui. Sì, buonasera a tutti. Io volevo aggiungere una cosa, abbiamo parlato di metodo familiare, voi non so quanto abbiate capito della differenza tra il metodo familiare e i classici spumanti che trovate normalmente in commercio. Di solito i due sistemi utilizzati tradizionalmente sono il metodo classico e il metodo Charmant. Il metodo classico, che è anche quello dello spumante, del Franciacorta, del Trento Doc e dell'Oltre Po Pavese, metodo classico, quindi di alcuni tra i più grandi spumanti del mondo. La differenza qual è? La differenza qual è? Nel metodo classico, dopo aver fatto fare al mosto una prima fermentazione, solitamente in acciaio, questo vino viene messo in bottiglia, vengono aggiunti dei lieviti e degli zuccheri e viene lasciato a riposare per un periodo solitamente da 24 mesi in su, che può protrarsi anche fino a 100 mesi per alcune tipologie di vini o anche superiore. Una volta che lo chef de cave, il maestro della cantina, decide che il vino è pronto e può essere cosiddetto sboccato, viene effettuata la sboccatura, cioè viene inserito il collo della bottiglia in una miscela di azoto, quindi raffreddato, viene fatto saltare questo tappo di azoto che conterrà i lieviti, perché nel frattempo la bottiglia è stata fatta ruotare, viene tolto questo piccolo tappo di azoto, viene aggiunto un piccolo liquor che serve per rabboccare lo spumante e aggiungere una certa quantità di zuccheri o di altri vini di altre annate eventualmente desiderata. La bottiglia viene ritappata e può essere dopo qualche mese messa in commercio. Invece il metodo Charmant, che è quello per esempio utilizzato nel Prosecco, dopo la prima fermentazione tutto il vino viene messo in un autoclave, quindi sotto pressione con i lieviti, lì avviene la presa di spuma, quindi l'aggiunta di anidride carbonica e il vino diventa frizzante e poi viene imbottigliato. Ovviamente i costi dei due metodi sono molto differenti. La differenza con questo metodo è che il tappo è totalmente diverso, non avete il tappo a fungo tradizionale. Posto questo piatto, abbiamo visto, per chi si è avvicinato ora, riprendiamo le tappe principali, abbiamo un filetto di maialino nero che è stato per l'appunto affumicato, cioè cotto alla brace, cotto. Poi è stato montato come il piatto? Praticamente qui abbiamo l'ultimo componente, anche che non ho spiegato, che è la crema di formaggio senza formaggio. Abbiamo questo maialino alla brace, le mele, in due consistenze abbiamo la purea di mela e la mela disidratata, semplicemente essiccata a 70 gradi per circa 3 giorni. Poi abbiamo lo spinacino cotto e non cotto, un'insalatina di frutti di bosco, la crema di formaggio senza formaggio. Cos'è? Ragazzi, reggete sto piatto, che qua i giornali sono fatti molti, sono fatti in tanti. Tieni. Allora, la crema di formaggio senza formaggio è un'idea che nasce studiando, perché spesso si cucina e non ci rendiamo conto dove inserire il piatto. Questo è un antipasto, quindi deve esserci un segue, poi deve essere altamente digeribile. Il formaggio, studiando il latte, contiene caseina. La caseina è un prodotto che coagula per acidificazione. Se la caseina coagula per acidificazione, se io mangio il formaggio e l'apparato digerente lavora con i succhi gastrici che sono acidi, non mi fa digerirmi, la sensazione di pesantezza, quindi in questo caso mi blocca e non ho un segue molto felice in un ristorante. Quindi ho detto, devo togliere la caseina, devo togliere per renderlo uno più leggero, però non devo perdere il sapore di formaggio. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso dell'acqua bollente, abbiamo frullato del pecorino grattugiato e l'abbiamo buttato nell'acqua bollente. Le dosi sono circa 2 litri di acqua bollente, 800 grammi di pecorino, in base alla stagionatura e alla persistenza del pecorino. Frullato con l'acqua e lasciato stare tutta la notte. Cosa succede? La proteina del siero, che è l'80%, si separa, sale e la caseina scende. Abbiamo filtrato
e ci rimane solo, togliendo la caseina, la proteina del siero ci rimane. Avendo la proteina del siero, con che cosa coagula la proteina del siero? Per calore. Quindi l'abbiamo rimessa sul fuoco e abbiamo tolto ancora quella parte di formaggio che ci possa essere. Filtrato e abbiamo un'acqua a sapore di formaggio. Abbiamo addensato con circa 5 grammi di agar agar, portato in ebollizione, messo l'agar agar, fatto una crema, fatto raffreddare e frullato. E il risultato è questo, una crema di formaggio senza formaggio. Quindi abbiamo il piacere del formaggio, ma senza correre il rischio di non poterla digerire. Senti, formaggiaro, nel frattempo ci siamo organizzati. Peter, quando mi dici formaggiaro, ecco, esatto. Nel frattempo ci siamo organizzati. Allora, proviamo a fare una cosa del genere. Visto che abbiamo iniziato a distribuire i bicchieri, facciamo la degustazione. Poi, una volta che in teoria dovreste avere la bocca pulita per la degustazione, vi faremo assaggiare pane e olio con l'olio che avete assaggiato. Chi volesse, facciamo girare i piatti con i crostini di pane. È il miglior pane che abbiamo trovato, ci scusiamo, ma purtroppo non era previsto. E poi passiamo all'assaggio del piatto. Grazie qua ancora. Bene, ragazzi, facciamo spazio. Torniamo a Emiliano Federico per